La perizia bis sulla pericolosità del viadotto Puleto lungo la E45, a cui la Procura mise i sigilli nel gennaio 2018, è arrivata nell'aula del GIP del Tribunale di Arezzo Giulia Soldini. La relazione, che porta la firma del professor Vincenzo Laudazzi dell'Accademia Navale di Livorno, il secondo incaricato dal giudice, era stata infatti depositata in cancelleria nei giorni scorsi ed oggi è stata al centro del confronto tra accusa e difesa. Secondo l'esperto livornese, la struttura versava in un grave stato di ammaloramento dovuto a decenni di usura e lavori di manutenzione in ritardo. Tante cause, soprattutto al fatto all'invecchiamento dovuto all'ambiente, soprattutto i sali, solventi necessari per la manutenzione, diciamo, per mantenere sgombro il piano viario. Anche a una scarsa manutenzione. Cioè, manutenzione non c'è stata, assolutamente. Dall'accertamento emergerebbe così la pericolosità del Puleto, non tanto in condizioni ordinarie quanto in caso di eventi sismici, ancora oggi. Una sconnessione del piano viario. Un rischio crollo? No, un rischio crollo dipende da quanto dura l'evento sismico. O da una successione di eventi sismici seguita da riparazioni. Per l'esperto quindi il viadotto andrebbe declassato ad opera non strategica sino alla fine dei lavori di adeguamento sismico attualmente in corso, conclusioni ben distanti da quelle a cui era arrivato il primo perito incaricato, il professor Claudio Modena. A questo punto il PM Roberto Rossi potrebbe chiedere il rinvio a giudizio o anche il giudizio diretto degli indagati, tutti per omessa manutenzione, 4 tra dirigenti, funzionari e tecnici ANAS.